Monaco è la capitale della Baviera. Va bene, lo sapevate già. Ma sapevate anche che Monaco è la terza città più grande della Germania e la dodicesima più grande dell'Unione Europea dopo Berlino e Amburgo, con 1,5 milioni di abitanti? Più di 2,9 milioni di persone vivono nell'agglomerato urbano di Monaco e poi qualcun altro dice che Monaco è un villaggio. Al contrario, Monaco di Baviera è considerata una delle città del mondo ed è anche una delle città europee con il maggior successo economico e la crescita più rapida. E come si può vivere qui? Bene, nell'attuale posizionamento della città della società di consulenza Mercer, Monaco di Baviera è al terzo posto tra le 50 principali città in tutto il mondo. Voglio dire, un risultato impressionante. Ma da dove viene? La vicinanza alle montagne, ai laghi circostanti, l'atmosfera italiana, il cosmopolitismo del popolo di Monaco, l'Oktoberfest, l'approccio prudente all'architettura, le università e i musei di fama mondiale, tutto questo costituisce questo ineguagliabile atteggiamento di Monaco nei confronti della vita che non ho mai sperimentato altrove. Tra l'altro, Monaco di Baviera è considerata la più sicura di tutte le città tedesche. Solo i prezzi elevati degli affitti e delle case offuscano un po' l'impressione generale. Ma la gente di Monaco reagisce in modo pragmatico e semplicemente affitta o compra unità più piccole, riconoscibili dalla superficie abitabile per abitante, che è molto al di sotto della media nazionale. Se ti è piaciuto questo video e vuoi saperne di più su Monaco di Baviera, basta iscriversi a questo canale o il mio blog scoprimonaco.de. Vi prometto regolarmente nuovi tour, informazioni, consigli e luoghi preferiti in giro per la città cosmopolita con il cuore. Ci vediamo presto.